Eccoci all'interno del Fit in the Morning, il martedì, i nostri collegamenti speciali. Diamo il bentornato e il buongiorno al nostro preparatore atletico di fiducia da non solo fitness.it, Pierluigi De Pascalis. Benvenuto. Ciao, buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Buongiorno Pier, benvenuto. Allora, siamo con te per aprire una nuova stagione dedicata ovviamente al nostro fisico, allo stare bene con noi stessi, con gli altri. Insomma, parliamo del risveglio muscolare, così il titolo della nostra rubrica. E parliamo di fitness tra scienza e fantascienza, insomma, se ne dicono un po' di tutti i colori, no? Sì, parliamo di questo perché inevitabilmente chi non ha già cominciato, già ripreso l'attività fisica, in genere già da metà settembre viene ripresa, probabilmente comincerà in questi giorni. Quindi tantissimi si sono già premuniti di una iscrizione in palestra, dell'abbigliamento tecnico, altri lo faranno in questi giorni, alcuni perché hanno davvero l'interesse di ritrovare la forma, altri magari perché vogliono perdere qualche chiletto messo su durante il periodo estivo, altri perché magari proprio in spiaggia hanno dovuto fare i conti, insomma, con un aspetto che non è più quello di un adolescente quando gli ormoni ci consentivano magari di scongiurare qualche piccolo peccato di gola. Quindi ritorniamo per chi già lo faceva in palestra, ricominciamo invece per quelli che in palestra non ci andavano. Soprattutto a questa categoria di persone suggeriamo magari prima un controllino medico, soprattutto se le primavere cominciano a essere tante, quelle che abbiamo già incontrato, proprio per consentirci, insomma, di praticare attività fisica in sicurezza. Evidentemente per primavera, non mi riferisco al periodo dell'anno a cui andiamo incontro, ma a quelle che abbiamo, insomma, anagraficamente già segnato. Cosa diciamo? Il problema è connesso ai tanti esperti, ciascuno di noi ha l'amico esperto che se ne intende, ed è per questo che parliamo di fitness tra scienza e fantascienza. Facciamo bene attenzione a tutti quanti i consigli che questi, ripeto, esperti ci danno, anche perché molto spesso questi esperti l'unica cosa che sono limitati a fare è quella di scorrere delle informazioni su internet o su Facebook, dove noi possiamo leggere tutto e il contrario di tutto. E quindi troveremo persone che ci dicono: ah, assolutamente non occorre fare colazione perché è il danno maggiore che possiamo creare all'organismo, e dicono: sono un esperto, naturalmente. E dall'altra parte abbiamo invece chi ci dice: no, è assolutamente necessario farla, magari farla anche abbondante. Chi ci dice: mi raccomando, l'attività cardio è fondamentale. Altri invece che ci dicono: no, l'attività cardio creerà dei problemi, ti farà ingrassare anche più di quanto tu non abbia già fatto. Bene, fate molta attenzione, ripeto, ai consigli di quelli che si reputano esperti, perché poi non tutti quanti lo sono. C'è un esempio che ho sentito proprio qualche giorno da un virologo che diceva: certo, io posso tranquillamente dire di aver superato il record mondiale sui 100 metri e dicendo: l'ho superato perché mi sono cronometrato nel mio giardino, ma in realtà se io fossi veramente atleticamente così avanzato, perché non iscrivermi, insomma, è un termine poco tecnico, alle Olimpiadi, partecipare e dimostrare le mie capacità. Allo stesso modo i ricercatori, chi davvero è un ricercatore, chi davvero è un esperto, piuttosto che confrontarsi da un punto di vista agonistico, si confronta con una comunità scientifica. Quindi non è che mi alzo al mattino e mi autoincenso, mi autodefinisco esperto ed un ricercatore. State molto ben attenti a questo, quindi affidatevi ad un trainer che sia veramente un trainer preparato, quindi un istruttore all'interno della vostra palestra che abbia davvero una formazione specifica di riferimento, e affidatevi naturalmente a lui e alla sua competenza. Cercate una persona, insomma, lo si vede anche dal buon senso che molti emanano, non di quelli che vanno in giro necessariamente a esaltarsi e a criticare tutti quanti gli altri, perché questo spesso è soltanto sinonimo di insicurezza e non di preparazione. Certo. Senti Pier, vogliamo ricordare anche il sito di Risveglio Muscolare, tutto tuo? Certamente, sul proprio, accedendo a www.risvegliomuscolare.it possono vedere tutte quante le puntate che sono andate in onda fino ad oggi, anche nelle edizioni passate. Posso anche scaricare gratuitamente un ebook che ogni anno mettiamo a disposizione con proprio l'archivio degli argomenti che abbiamo trattato. È gratuito, lo potete scaricare e leggere dovunque vi pare. Grazie a Pierluigi De Pascalis, al prossimo martedì, un abbraccio. A martedì, un abbraccio. Hey, yeah.